siamo qui oggi ad Ostia per l'abbattimento del primo stabilimento. Come sapete abbiamo già avviato l'attività per l'abbattimento dei chioschi abusivi. Oggi arriva a conclusione un iter iniziato 2 anni e mezzo fa per l'abbattimento del primo degli stabilimenti abusivi. Questo è un momento storico, viene restituito un tratto di spiaggia ai cittadini, vediamo la ruspa di fatto in azione e questo è il modo con il quale iniziamo l'abbattimento di quello che è stato definito il lungo muro. Quindi i cittadini potranno tornare non solo a vedere il mare ma anche a scendere in spiaggia riappropriandosi di uno spazio che era loro e che gli è stato sottratto per decenni. Sindaca, quanti sono gli stabilimenti che volete abbattere? Beh, consideri che su Ostia ci sono una settantina di concessioni, 71 concessioni. Per alcune di queste sono già stati avviati procedimenti di decadenza. Sicuramente il municipio ha fatto molto, ha esaminato tutte le concessioni e via via che si arriva a conclusione dell'iter si procederà con gli abbattimenti. Sindaca, mi scusi, ma questo non è uno stabilimento balneare. Prego, scusate, è una domanda che può essere utile a tutti. Avete parlato insieme, scusate. Sì, una domanda che può essere... Ho capito, eccolo là che logicamente... Scusi, no, io non sento niente. Secondo. Prego, attenzione, certe domande forse danno fastidio. Con i prossimi. I prossimi abbattimenti saranno gli ultimi chioschi che l'altro anno non avevamo fatto in tempo a demolire e quindi adesso si demolisce qui, poi a gennaio verranno demoliti gli altri 3 chioschi che sono rimasti. Faber, Episerf e ciò che rimane della spiaggetta. Quanti sono scusa, gli abusivi? Ripeto la domanda cortesemente, il MED allora, non è uno stabilimento balneare ma un circolo nautico. Le concessioni, è ovvio che all'interno di ogni concessione ci sono delle differenti situazioni. Ciò che ha fatto il municipio in tutto questo tempo è proprio di rifare un quadro preciso su tutte queste concessioni e ad una verranno avviati dei procedimenti, alcuni già sono in corso, per far sì che vengano demoliti gli abusi e poi sappiamo che le concessioni verranno analizzate tutte perché laddove ci sono abusi e dove ci sono morosità verranno avviate appunto le decadenze. E c'è poi un altro elemento importante che è, come vedete, questa duna artificiale che è alle nostre spalle è sostanzialmente il frutto del lavoro della draga, cioè del dragaggio del canale dei pescatori. Questa sabbia sarà poi utilizzata per il ripascimento di questo tratto di arenile ed è importante sapere che a gennaio avvieremo a tutti gli effetti un'interlocuzione permanente con la regione proprio per il tema dell'erosione costiera che comunque sulla costa laziale e qui in 10° municipio è particolarmente sentita. Sindaca, domanda d'obbligo sul TMB, qual è la situazione, le informazioni che avete? Questa magari e la facciamo a margine dopo? Sindaca, ma i veri abusi di cemento armato quando li rimuoviamo? Qui bisogna anche vedere che su alcune costruzioni comunque c'erano anche dei permessi, cioè è chiaro che ogni situazione ha una storia diversa, apposta ci è voluto tanto tempo per ricostruire tutta quanta la storia, perché immaginiamo che sono situazioni diverse e sono situazioni che sono qui da tantissimi anni. Questo era un chiodo, questo era un ristorante. Era grande, qui è un'altra parte. E quello che noi stiamo facendo è anche tutto quanto un lavoro di un nuovo disegno di quella che è la costa attraverso l'approvazione del PUA che dovrà fare. A che punto siamo con il PUA? Dovrebbe andare in consiglio, giusto? Dovrebbe andare in consiglio, quindi con questa nuova ridefinizione di quella che è la costa verranno buttati giù tutti quelli che sono abusi, perché ci sarà proprio un nuovo disegno, verranno salvaguardati gli edifici storici che sono già incamerati dal demanio, su cui è stato fatto tutto una verifica, un censimento, e in
le 71 con, diciamo, concessioni che sono adesso verranno ridistribuite in una decina di lotti, diciamo, grandi porzioni di costa, in cui all'interno di ogni porzione sarà una parte dedicata allo stabilimento come noi siamo abituati a concepire, per il 50%, e un altro 50% a spiaggia libera. Questo 50% di spiaggia libera verrà diviso in due parti, un 25% proprio una, diciamo, spiaggia libera, proprio libera, e l'altra attrezzata. Questo perché? Perché noi nella costa, per legge regionale, dobbiamo avere il 50% di spiaggia libera e il 50%. Ma non ce l'abbiamo già oggi? In questo momento noi non ce l'abbiamo. Voi dovete considerare che questo disegno, diciamo, questo PUA del litorale è stato fatto tenendo conto di tutte la caratteristica urbanistica proprio della città. Quindi è una sorta di prosecuzione anche nel disegno di quello che è già l'urbanizzazione, e quindi è proprio un disegno. Mi dice una cosa, chiedo scusa, sindaca, perché ancora non ha firmato l'ordinanza invernale? Che dal 1 ottobre doveva licitare. Comunque, in questo periodo di transizione, sindaca, un sorriso. Comunque il lavoro di decadenza continua, non è che si ferma.